Ma in Italia non è basso. Però, ripeto, lo stesso articolo di domenica scorsa, perché penso sia il caso di parlarne, è un articolo che tende scientificamente, secondo me, a destabilizzare l'ambiente. Posso leggere anche questo potrebbe brano? Anche questo potrebbe essere un motivo tale da giustificare la famosa giusta causa, perché questo è un articolo secondo me provocatorio, altamente provocatorio, che destabilizza. Poi ci sarà anche una notizia che vi darò dopo che Enrico si sarà occupato di questa bella Enrico, faccenda. Cioè, posso leggere qualche brano? Grazie, perché io non ho... Allora, si inizia apertura d'obbligo per i giovanissimi nazionali. Allora, già questo è significativo, cioè il settore giovanile della Tirrenia sta tracollando su tutti i fronti, dalle 3 sconfitte consecutive della Berretti con l'attenuante che giocano tutti i 93 e l'Aquila sabato ha schierato anche i giocatori dell'88-89, quindi attenuanti per la squadra di Cavalli, la squadra di Costantini... Ma perché noi giochiamo l'88-89? No, sono tutti 93, sono tutti sotto guardia. Comunque questo possiamo in qualche maniera passarlo per una giustificazione. La squadra di Costantini, allievi nazionali, il fiore all'occhiello del settore giovanile della Ternana, mi dispiace per Costantini, 0 punti, tutte sconfitte fino a questo momento, si salva la squadra di Lucianetti. Che, allora, dicevamo, che Lucianetti ha a disposizione una squadra costituita interamente da ragazzi ternani. Non è vero, questo bisogna che lo sconfessiamo, perché non è vero assolutamente, ci sono ragazzi che vengono anche da fuori del comprensorio. Che provengono quasi tutti e da... questo lo posso dire a ragione, caro estensore dell'articolo. Diciamo, questo è l'editoriale di Andrea Mondemari su Ternana News, che è il giornalino della Ternana, è vero? Che dicevo che provengono quasi tutti dalla scuola calcio Ternana. Non è possibile perché i giovani, questa è una bugia, perché la squadra dei giovanissimi nazionali, se non vado errato, è costituita dai 1994 o 95, comunque lo scorso anno erano in forza alla Ternana sotto forma di giovanissimi regionali, anche questa è una bugia assoluta. In precedenza forse, ma comunque in ogni caso proviene dalla Ternana la squadra dei giovanissimi nazionali, che lo scorso anno si chiamavano giovanissimi regionali. Tanto per amor della precisione. Dicevamo, scuola calcio Ternana, non si chiamava Taddei una volta? Non si chiama più Taddei perché c'è stato quel che c'è stato e che sappiamo. Bene sappiamo. Io non so. Vabbè. Una scuola calcio nata 3 anni fa per volontà della dirigenza Rossa Verde, che evidentemente aveva visto lungo circa l'importanza di poter creare una propria struttura giovanile. Quindi siamo all'autocelebrazione. Andiamo avanti. Complimenti a Massimo Picotti, a Luciano Nonni, che lavorano in perfetta sintonia, con risultati davvero eccellenti. La prima squadra? No, in questo caso si dovrebbe parlare della scuola calcio, perché mi risulta che questi signori siano i responsabili, uno amministrativo e uno tecnico, della scuola calcio, non più scuola calcio Taddei, ma scuola calcio Ternana Calcio. Bello, eh? Notizie meno buone arrivano invece dalla prima squadra, che non sta al momento recitando quel ruolo da grande protagonista che il presidente Deodati le ha chiesto, anche grazie ai numerosi rinforzi arrivati che hanno trasformato la rosa Ternana da una compagine che doveva lottare per la salvezza, grazie allo squisito lavoro, direi, di Mascella in fase di calcio mercato. Prego, ripetere l'assunto perché non l'ho capito bene. Grazie. La rosa della Ternana, da una compagine che doveva lottare per la salvezza, è nero su bianco, anzi su grigio, ad una squadra di primissimo valore che abbiamo ammirato domenica scorsa. Primissimo valore, primissimo. Primissimo, fortissimo, levissimo. Vabbè. Una Ternana che ha cambiato tecnico la scorsa settimana, si affida a Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, che ha anche allenato in massima divisione. Sì, benissimo. Orsi è subentrato a Renzo Gobbo, che in estate era stato scelto dal direttore sportivo Poerio Mascella, tuttora in carica, per guidare le ferie. Se questa non è una destabilizzazione, chiamatela voi come vi pare. Ti ho detto, si chiama le comiche, secondo me, qui ormai va bene. Però poniamoci anche delle domande, io sono d'accordo con voi. Però poniamoci anche delle domande, ma è vero che è tuttora in carica? Altre volte mi sarei diventato verde. Perché se è vero che è tuttora in carica, io dico che c'è qualcosa che non va bene. Ci sarebbe servita la telefonata di Alberto Gianni, che purtroppo non abbiamo. Però viene martedì prossimo. Io so che il 9 dovrebbe essere con noi. Allora quello dopo. Dopo i morti, appunto. Cioè... Va bene. Dopo... Quindi doveva venire lunedì, ho capito. A Lanciano le ferie sono tornate con un pareggio. A Lanciano. No, da. Vabbè. Beh, modo al luogo, giustamente. A Lanciano. Errorino ci vuoi mettere, se no noi ne parliamo. Giustamente. Modo al luogo. Uno al giorno toglie. Questa potrebbe essere la giusta causa.
un pareggio, ecco, con, grammaticale, con un pareggio che sicuramente alla vigilia sarebbe stato sottoscritto da tutti, visto che la squadra allenata dal bravo Andrea Gramblone tra le mura amiche aveva sempre vinto. Poi giocasse il 9 è un dettaglio, però, capisci? Che chiaramente non è. Un Bari che permette a Vice e Soci di muovere la classifica in vista dei tempi migliori, che abbiamo visto benissimo, migliorissimi, oserei dire, dopo Ternani. Bello pure sto coso, superlativo assoluto. Poi ci sono, va bene, i complimenti al portierone marchigiano Visi, definito capitano coraggioso, dai, e al suo preparatore Paolo Foti. Novità, nelle ultime settimane sono arrivate anche in seno alla società di Viale Ardi, dove il nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Angelo Dodati, con Rosettano Navarra saldamente in sella nei panni del vice, e anche questa è una destabilizzazione, 10 volte che, che non ne vuole più avere niente a che fare. Qui sono già tre motivi, secondo me, per un licenziamento per giusta causa. È vero, d'accordo, però io su Rosettano Navarra qualche dubbio ce l'ho, perché sono settimane che dice che deve mandare sta benedetta lettera di dimissioni, ma ancora non arriva. Che ci vuole a spedire una lettera? Se è vero, io ripeto, peccato non avere l'interlocutore, peccato. Peccato non avere l'interlocutore. Ma magari è arrivata sparita. A ieri ho letto una dichiarazione che diceva la spedirò. Vabbè, poi la notizia del arrivo di Gianni come direttore generale, avrà il compito di riavvicinare la società alla tifoseria dall'istituzione e di rivedere l'assetto societario. Ecco, rivedilo presto, liberaci dai nostri mali, veramente, mi viene da dire. Se mi... no, volevo dire una cosa, liberaci da chi ha ridotto la squadra a un cadavere, diciamo le cose come... Grazie. Io dicevo, secondo me questa cosa, il discorso del licenziamento, è più stata una cosa quasi per accontentare un po' una parte. A me basta che vengano messi in condizione di non nuocere. Ti dicevo, secondo me è molto più semplice, agevole e dal punto di vista legale anche più semplice quello di tenerli comunque. Visto che sono impiegati a tempo indeterminato, li tieni li tieni comunque come dipendenti della Ternana, ma magari gli affidi dei compiti meno importanti di quelli che avevano prima. Perché se uno è un impiegato, fa l'impiegato. Questa potrebbe essere, se invece fa il direttore amministrativo, può essere questa defenestrato. Questa potrebbe essere la soluzione finale nel momento in cui il giudice del lavoro dovesse ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro dei dipendenti. Secondo me la soluzione è logica. Mi permettete una domanda? Quindi è anche corretta. Domanda. Però prima andiamo davanti al giudice del lavoro. Perfetto. Prima andiamo davanti al giudice del lavoro. Se non mi risulta che i magistrati che si occupano di lavoro al Tribunale di Terni, il dottor Rainone, il dottor Riga, siano degli sprovveduti, tutt'altro, sono persone altamente preparate, altamente acute, e ho tanto l'impressione che non sia così facile dimostrare che non c'è la giusta causa. E comunque comunque vedremo. Scusate, vorrei porre una domanda. Ma non trovavo l'inquadratura. Sostenevate appunto che si può determinare un'altra collocazione professionale. Certo. Vi posso domandare? Guarda, lo sgabuzzino è un bel posto. Secondo voi quale? È bello, qua, bello, sgabuzziniere, un ruolo nuovo. Scusa, sì, no, sto parlando seriamente, l'impiegato non può essere allontanato. Amministrativo. Il dirigente sì. Fai l'impiegato archivista. Del resto, parliamo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi parliamo non di dirigenti, quadro, cose di genere, parliamo di impiegati. Un impiegato amministrativo può fare altre cose, può fare tante cose. Magazziniere l'ho fatto anche io. Non dico il magazziniere, ma l'impiegato amministrativo. Scusa, io ero vice capo e personale, ma non al magazzino, non si può. Comunque c'è un'ultima notizia che sulla quale vale la pena spendere due parole, che mi è stata data da un ex dipendente, a questo punto parliamo di ex perché non c'è più questa entità, un ex dipendente di Ternana Channel Radio e via discorrendo. Questo ex dipendente, quindi è lui che mi ha riferito la notizia, mi ha appunto confermato che Vittorio Cozzella ha sbaraccato tutto quanto, quindi praticamente ha invitato il responsabile di questa emittente telematica, il signor Alessandro D'Urso.